dipartimento nasce dalla fusione dell'ex facoltà di economia e di giurisprudenza presenti sul territorio ionico, le cosiddette seconde facoltà. Le problematiche principali di questo territorio che a 360 gradi con un approccio trasversale sono trattate dalle ricerche dei docenti che afferiscono al dipartimento. Mi riferisco alle problematiche ambientali, alle problematiche della logistica, dei trasporti, l'economia e il diritto del mare, della navigazione, dei trasporti, nonché la cultura giuridica ed economica d'impresa a più ampio spettro. La laurea magistrale a ciclo unico in giurisprudenza ha una durata di 5 anni. Questo corso di laurea rappresenta il canale di accesso esclusivo al mondo delle professioni legali, cioè alle professioni di avvocato, di magistrato, di notaio, figure professionali che continuano sempre ad avere un grande fascino per i giovani. Ma costituisce questa laurea anche un percorso formativo che consente carriere prestigiose sia in Italia che in ambito internazionale. Buongiorno a tutti, io sono Serena Masini. Io sono Giacomo Giannese. Ci siamo laureati quest'anno presso questo corso di studi in economia e amministrazione delle aziende e attualmente siamo iscritti al corso magistrale di strategie di impresa e management. I nostri corsi di studio, i corsi di studio economici del Dipartimento Ionico offrono una formazione assolutamente completa, ritagliata sul singolo studente, perché ad ogni studente viene assegnato un tutor il quale indirizza lo studente nella personalizzazione del suo percorso di studio a seconda delle sue attitudini. Il corso di studi si completa con un periodo di tirocinio pre-laurea che può essere svolto presso imprese o enti pubblici come appunto tribunali, enti locali, l'Agenzia delle Entrate. E questo tirocinio potrà poi essere utilizzato dallo studente anche come caso di studio per lo svolgimento della tesi di laurea. È possibile svolgere nell'ultimo anno di corso un periodo di tirocinio legale che sarà poi computato ai fini della pratica forense. Quindi il nostro corso di studi ha grande attenzione per l'internazionalizzazione. Molti dei nostri studenti hanno aderito al programma Erasmus, quindi svolgono periodi di studio all'estero. Corso di studi completa l'offerta formativa attraverso lo svolgimento di tirocini in aziende, enti pubblici o studi professionali, sia italiani che europei o comunque a livello internazionale. La nostra caratteristica è quella di improntare i corsi di studio all'internazionalizzazione, infatti ogni lezione ha contenuti di livello internazionale, ma soprattutto incentiviamo e promuoviamo la mobilità degli studenti in modo che possano completare i loro percorsi di studio all'estero. È davvero un'università a misura d'uomo e consiglieremo a tutti di sceglierlo, perché noi ci siamo trovati assolutamente bene per la disponibilità dei professori. Sono Claudio Rora, consigliere di dipartimento di questo Dipartimento Ionico, Sistemi Giuridici e Economici del Mediterraneo. Insomma, vivere a Taranto questa università è utile soprattutto per gli studenti. Io lo vedo perché, essendo rappresentante, posso interfacciare proprio con tutti gli studenti che vengono anche dal di fuori della Puglia stessa. Infatti abbiamo anche molti studenti che vengono appunto dalla Calabria, quindi Taranto da questo punto sta crescendo molto e ha la struttura molto bella. Ci troviamo qui in Città Vecchia, dove è una location splendida per Taranto, e questo, diciamo, è il fiore all'occhiello dell'università.